Del matrimonio, lì evviva, gli, evviva gli sposi, sì, sempre evviva. Giovani e belli. Certo, allora, certo. Io abbiamo il grande Daniele Grosso e la gentile signora Elda Cagnaccio. Sì. Venite praticamente, mi stanno raccontando delle cose che mi emozionano. Racconta così quello che ti viene in mente. Sì. A parte 30 anni, più di 30 anni fa, lui aveva dei dolori, urlava di dolore, e una collega in ufficio mi dice: perché non lo porti dal dottor Pulcini? Ci è andato mio figlio. Chiamiamo, e lei era un convegno a Torino. E la cosa che ci ha sorpreso è che la sera ci ha richiamato. E abbiamo detto a una persona seria. E quindi gli ha detto di prendere una pasticca per calmarle momentaneamente e venire dopo 2 giorni. Da quel momento noi non l'abbiamo più lasciata, ma soprattutto l'abbiamo detto a tutti gli amici. E poi 10 anni fa, nipoti. Un nipotino che non ingoiava niente, piangeva di continuo, gliel'ha portato mio figlio e sulla porta lei gli ha detto: gli hanno rotto la clavicola. Lo ha sistemato. Del legno verde. E da quel momento il bambino ha ripreso a mangiare ed è un bel giocatore di pallanuoto. Evviva, grazie della testimonianza, vi voglio bene. Okay.